Ciao Gas, sei un signori, po' rotto. Sentite? Gas. Sì. Sì, sì, sentiti. Gas è bello. Signori. Sì. Dighi. Perché non vi sento, signori? Voi mi sentite, signori? Sì, 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 la sentiamo chiaro e forte! Mi sente! Signori, se mi sentite, datemi un pugno. No! Oh, ok, ok, ho capito. La buffata di sangue, la buffata di sangue, poverino! Che bene! Mandarì! Ok, ci dovremmo essere, ragazzi. Vediamo. Non ti piacerà. Va bene, right. Allora, chiaramente voglio il personaggio base, come al solito. Camerino. Ma quanta roba c'è? Innanzitutto io voglio essere un cacciatore. Io sarò un cacciatore. Cacciatore di bestie rare. Bisogna una cosa... Tutto da cacciatore maledetto, tutto sudicio. Minchia, ma quanta roba c'è, ragazzi? Ma non c'è nemmeno... Non lo so, se indeciso, sono tutti stupendi, cazzo. Ma sono fatti benissimo, de. Questo, basta. Borse, sì. Ehi, mi sentite? Pronto. Ciao, mi sentite, raga? Mi senti? Sì. Prova. Mi senti? Mi sentite? Ancora, oh! Mi senti? Ehi. La fava. Prova, prova. Mi senti? Oh. Mi sentite? Mi senti? Ehi. Bello. Mi senti? Mi senti? Ora bestemmio, Ehi. Prova. Che figo. Voi come lo vedete? Fluidissimo, eh? Mamma mia, che bello. Mi senti? Ehi, ah, sei tu. Non ci posso credere. Questo audio fritto, veramente. Ma aspetta, ma non è TeamSpeak questo, eh? Da dove viene quindi quest'audio? Scusate. Prova a uscire, scusate, ragazzi. Non veniva da TeamSpeak. Ma là chi era sto video? Scusate, raga. Buonasera. Salve, mi dica. Avrei bisogno di una mano. Salve. Buonasera. Prego, se posso aiutarla. A lei non si vedono le gambe. Lo so, lo so. Lei come si chiama, signore Baffuto? Io mi chiamo Gennaro Sorrento, italo-americano, venuto qua da una famiglia da solo. Vabbè, non mi racconti adesso tutta la sua storia, avremo modo di conoscerci più avanti. Ma lei come si chiama? Non è importante adesso il mio nome. Quello che è importante è che io sto cercando gente in gamba, svelta e scaltra per cacciare. Io sono uno dei più grandi cacciatori del mondo. Vedo. Senta, dove posso innanzitutto procurarmi delle armi? Venga, stavo cercando la stessa cosa. Buon uomo? Sì, mi ditemi. L'armeria è aperta o qua come in Italia nessuno lavora mai? È l'armeria, da quello che so. Io avevo mancanza di materiale prima, ovvero... Figuriamoci, ma certo. Ecco, infatti certo, sono spostato dall'Italia e anche qua vedo che nel vecchio West non cambia mai un cazzo. Signore Baffuto, spero di poterla rincontrare. O se vuole possiamo unirci per andare a chiedere direttamente ai padroni di questa città qualche arma. Io avevo bisogno di quello. Aspetta che è passata una signorina, un secondo. Sì. No, no, signore. Salve, buonasera, ragazzi. Buonasera. Buongiorno. Vorrei trovare delle armi. Voi, gentiluomini, sapete dove posso trovare? Guardi, dovrebbe essere aperto, ma qui non lavora mai nessuno. Aspetti che provo a sfondare. Sfondare tutto, forza! Spacchiamo tutto, spacchiamo questa merda! Sfondare la porta. Sfonda, perfetto, rubiamo tutto quello che c'è. Oh! No, no, scusi, ho sbagliato. No, ho sbagliato muscolo, lo sa che mi sto allenando. Vorrei solo delle armi, sono un cacciatore. È chiusa l'armeria, vada fuori. Per favore, qua. Stavamo forse aperto e la porta era leggermente socchiusa, quindi abbiamo provato ad aprire. Salve, signore. Salve, signore, mi dica.
Lei è lo sceriffo di questa città? Capitano del dipartimento di Saint-Denis, mi dica. Salve. Senta, io mi chiamo Jack Muffloni, sono il cacciatore più potente della Terra. Sono venuto qua perché mi hanno segnalato la presenza di un Orcth. Una creatura che cerco da moltissimo... Un Orcth. È una sorta di orso, ma più grande, con grandi peli. Jack, vieni qua. Adesso però c'è un problema, da solo non posso affrontare un Orcth. Sto cercando mio fratello. Lo descriva. Si chiama Didi, è una creatura sopraffina. Lo conosco, Didi. Lo abbiamo censito a Saint-Denis, è quello piccolino. State zitti, Cristo di un Dio! Sarga con me, mi scusi, signore. Mi scusi, è un po' maleducato, però. Asuka! Signore! Capitano, ma è sempre così chiassosa questa città? Ci penso io, sono il capitano. Sì, moderi un po' termini, signore. Lo so, ma... Lo so, signor Muffloni, però moderi termini. Va bene, mi scusi. Capito? Oh, stavo dicendo. Sto cercando Adidi, solo colui potrà organizzare questa grande caccia all'Orcth. L'ultima volta il signor Adidi, che l'abbiamo censito, l'abbiamo vista alla stalla a Saint-Denis. Vuole che ce la porto? Se ha voglia, capitano, non vorrei interferire nei suoi doveri di ufficiale. Venga, si tenga forte, senta che fianchi. Ha sentito? Ah! Tutto a posto, sì. Tutto a posto. No, perché l'ho visto un attimo. Cos'è questo orc? È una sorta di orso, però più grande, con peli lunghi e orecchie a punta. Ha un naso all'interno del cranio. Ha un naso all'interno? Del cranio. Ma lei queste storie dove l'ha sentite, mi scusi? Io ho visto una volta un ocre. Ma io ocre non ho mai visto da queste parti, forse hanno un altro nome. È molto raro e sfuggente, nonostante la stazza sa come nascondersi, quel pezzo di merda. Signore, fa uso di peyote e mi deve dire qualcosa o no? Assolutamente no, io sono il più grande cacciatore del mondo. Lo porto un attimo alla clinica, le faccio fare una visita dai dottori. Oh! Che cosa vedo alla mia destra? Una città industriale? E che cosa sono quelle ciminiere? Lo Stanic? Oh. Stanic? Ma lei li fa sempre questi versi o soltanto quando è a cavallo? È un tic nervoso, lasci perdere. Va bene, la porta del signore Didi, stia calmo ora. Grazie mille. Dovere, dovere. Lei da dove viene? Io vengo da una lontana regione, una regione dove non c'è nient'altro che la caccia, la pesca e poche altre attività. Si chiama... Stagno. Mai sentito? Sì. Eccoci venga, qua. Venga con me, le faccio vedere il signore Didi. Ma lei lo conosce personalmente, quindi? Sì, sì, venga, venga. E sono qua, devo entrare? Sì, no! Prego, davanti a me, signore, cortesemente davanti a me, venga, andiamo. Ma perché mi ha arrestato? Dottori, ci siete? No! Dottori. Ma non sono malato! Io non sono malato! Lei è pazzo, capitano! Adidi! Adidi, dove sei? Fratello mio, aiuto! Qui è pieno di pazzi! Ah, devo trovare qualcuno che mi nasconda! Oh! Oh! Cazzo! Ma qui sono tutti pazzi! Meglio tornare a Stagno il prima possibile! Prima però devo liberarmi dalle manette! Devo cercare di ripercorrere al contrario la strada per corsare quella merda di capitano! Non mi ricordo da dove passa. Da quel ponte lì. Aiuto! Aiuto, la prego! Aiuto, aiuto! Salve! Aiuto! Che succede? Mi potrebbe... il capitano della città di Saint-Denis è pazzo! Mi ha legato! Aiuto, vi prego! Mi potrebbe aiutare, per favore? Io sono, non ho armi né altro! Sto cercando semplicemente mio fratello qua in città! Mi hanno legato e portato in clinica! Volevano mettermi la camicia di forza, signore! Mi sembra esagerato, salga su! Dove mi porta anche lei? Non lo so, da un medico, da un fabbro. Da un fabbro sarebbe meglio. Come faccio a salire sul suo cargo?
chiamo il mio figlio destriero. No, a posto. Grazie mille. Ha una voce particolare. Sì, lo so, purtroppo. L'ho persa a caccia. Tutto bene? Sì, sì, ho un tic nervoso, non si preoccupi. Cosa faccio? Oh no, il capitano di nuovo. Tocca fermarsi. Fermi, non voglio metterla in difficoltà, lei non c'entra niente. Salve, gente. Salve, capitano. Signore, scenda. Le devo togliere le manette, no? Capitano, sì, la prego, non ho fatto nulla. Vada, si faccia controllare, comunque. E allora mi faccia tornare con il mio amico, come si chiama lei, buon uomo cocchiere? Connor, piacere. Connor? Salve, capitano. Amma il più rivederci, spero. Grazie, Connor. Lei ha avuto il coraggio di proteggere una persona ammanettata. Aiuto, cosa fa? Connor! Cosa? Non riesco a muovermi, la prego. La biga si muove senza che... Oh, di no, Connor! Connor, non riesco a controllare la biga! Aiuto! Controlli. Controllo cosa? Ah, ok. Vada, le insegno. Grazie, Connor. Chi ha questo col panettone in testa? Salve, signori. Salve. Posso disturbarvi? Oh! Ma che cazzo è? Oddio, che succede? Lasci stare Connor! Metti subito le mani in alto. Aiuto. Maledetto. Che cazzo fai, panettone? Come hai usato? Come si danno i cazzotti in questa merda? Chi sei tu? Chi sei tu? Allora sta fermo. Non posso stare fermo, si è attaccato il mio nuovo amico Connor. Fermo. Chi è lei? Metti le mani in alto. Sono Max Power. Max Power! Come stai, fratello mio? Madonna, con quale voce? Sì. Appena entrato in città. Certo che ci conosciamo. Il comitato di benvenuto. È stato un comitato di benvenuto tipico da parte tua. Come ho fatto a non riconoscere la tua classica testa a panettone? Segnalazione. Te non te l'ho ancora fatto il comitato di benvenuto. E va bene, e sia. Personaggio misterioso. Max Power. Dimmi tutto. Sto cercando Adidi, l'hai mica visto? Adidi. Solo lui può aiutarci a catturare l'Orcs. Senza di lui non possiamo farcela. So che avete avuto dei trascorsi in passato, ma dovete seppellire l'ascia di guerra. Ma cos'è la saga della gemma questa? Guarda che sei nel Far West, bello mio. Allora, io purtroppo non ho un coltello per slegarti, quindi devi provare a slegarti da solo. Dovresti farcela. Ma mi hai legato senza potermi slegare? Adesso cerchiamo qualcuno con un coltello, dai. E quindi, la pietra gemma filosofale, storia? Max, lo sai, io sono ossessionato dal Korz. Finché non lo ucciderò, non potrò definirmi il miglior cacciatore del mondo. Va bene, forse ti ho fatto i nodi un po' troppo stretti, allora. C'ho i crampi, questa mia vecchia pellaccia. Eccala, perfetto. Aia, Max, Dio Cristo. Poverino, guardi. Come si chiama, non mi ricordo. Io sono Jack Mufloni. Qua è troppo rischioso, ormai la città si sta macchiando di rosso. E io non sono venuto qui per combattere, sono qui per catturare il Korx. Ma che cos'è questo Korx? Assomiglia a un maiale, ma è più tipo un orso gigantesco con un naso all'interno. Prendi. Mi servono delle armi. Salve, Gus, come sta? Ma sei te, Gus? Connor si chiama, Gus. Io sono Gus, cioè tu sei Gus. Tu? No. Lei immagino sia Gus. Io sono Lucio. Lucio? Le puzze! Vabbè, Gas, ma te sei veramente demente. No, papà diceva che ero demente. Papà mi ha venduto al circo. No, non dire così, uomo Lucio. No, Gas, non piangi, scusa. Gas non piange più. Uomo vecchio ha fatto ridere, Gas. Puzza le scarpe di Gas che non ci sono. Va contro. Io non sono stato un testimone. Gas veramente ingestibile. Scusate, sapete se l'armeria è aperta? Non la corre domani.
Non ho finito. Ehi, tizio tedesco, siamo qua fuori ad aspettarti. Muovi il culo. Aspettate un secondo. Signor Kitty, mi può dire un po'? Cos'è che c'è da dire? Moderiamo i termini, ok? Moderiamo i termini, cappuccio di lupo qua. Mi scusi, sono stato il medico della realtà. No! Calmo, ma è pazzo lei! Mister, la prego, si calmi. Mister, si calmi. Ma perché mi ha sparato? È pazzo, lei è pazzo! Te ne devi andare, basta. Se no ti prendo all'altro. Mister Lupo, andiamo, Mister Lupo, su via. Io conto fino a 5, poi te ne devi andare, te lo dico. Uno. Andiamo, andiamo. Andiamo, Mister Lupo. Due. Mister Lupo, gas, gli scappa la cacca. E falla, gas! Che ti devo dire? Gas, ma sempre queste cose! Situazione di pericolo! E la paura, gas, credo! Uomo Lupo, mi racconta la sua storia! Volentieri, gas! Sì, gas vuole sentire! Guardi che orecchie grandi che ha! Gas, io sono qua per catturare un orcst. Semplicemente questo. Un orcst che... È una specie di lupo, ma assomiglia più a un toro. È una creatura enorme, soprannaturale. È una creatura terrificante. La devo uccidere per diventare il miglior cacciatore del mondo, ma da solo non ce la potrò mai fare. E non posso prendere armi finché ci sono quei fascisti a gestire l'armeria. Sì, abbasso i fascisti, tutti a testa in giù. Sì, Gas, proprio così. Sì. Però senza armi come possiamo farcela, Gas? Sì, Gas, quando la prossima giornata se ritorniamo nella città grande, Gas gli tiene una persona che ha l'armeria aperta. Bravo, Gas. Sì, Gas compra coltello. Con un coltello non possiamo fare molto contro i Lox. Col coltello noi andiamo a uccidere queste persone qui che ridono di Gas. E poi... Vuoi uccidere i proprietari dell'armeria? Sì, con tutti i soldi dell'armeria noi compriamo un sacco di armi e andiamo a uccidere il lupo magico che vive nelle montagne. Gas è un piano un po' bislacco. Gas è molto bislacco. Mi sembrano un po' pericolosi i proprietari dell'armeria. Gas pensa che armeria è solo per i fascisti. Gas pensa meglio ucciderli. Ci sto, Gas, e così sì. Sia. Sì. Ci vediamo, ci diamo appuntamento a domani allora, ok? Va bene, fai buoni sogni d'oro, Mister Lupo. Salve, lei mi sembra un cacciatore, o sbaglio? No, non sbaglio. Senta, ho bisogno di conferire con lei. Ovvero? Mi dica. L'Orkst, ne ha mai sentito parlare? Ma si tratta di selvaggina o è una creatura d'acqua? Assomiglia a un orso, ma dicono anche che abbia la proboscide, ma senza unghie. Ah, quindi si tratta di una talpa, insomma, una leggenda vivente. Non proprio... Mi scusi. Tutto bene? Sì, ogni tanto ho dei tic nervosi. All'incirca. Aia, ma il suo cavallo è pazzo! È venuto il momento. Ah, il suo mulo! È venuto il momento di sopprimerlo. No, stia fermo. Senta, io devo andare alla stalla a recuperare il mio cavallo. Lei può darmi un passaggio in qualche maniera? Certo. L'ha sentito anche lei? Ero io. Ah, d'accordo. Andiamo. Prego, siamo arrivati. Grazie. Lei mi abbandona o vuole accompagnarmi? Beh, se non dispiace... Prego, per me non ci sono problemi. Non mi secca avere un po' di compagnia. Dopo, tiralo. Jack Mufflone? Sì! O'Connor, certo, Connor. Ciao, ragazzi, Gas, ciao! Ciao, Gas. Gas, scusa se mi permetto, ma mi sembra che il tuo tono di voce sia leggermente alto. Molto. È anche granuloso. Ma Mufloni! Ciao, come stai? Ma allora hai risposto al mio telegramma! Ho letto, sono corso subito! Come stai, Gosto? Ho capito, Gosto! Come stai, Gosto? Questo è il mio amico Gosto! Salve, io sono Cletus. Salve, sono Gosto Texano. Questo è Cletus, questo è Gas, un mio amico pigmeo, e infine Connor, eccomi, Gas. Ciao Gas, sono Gosto Texani, io, ciao. Io sono Gas, mi chiamo Gas. Ma io ho la miseria, ma te sei peggio di me, eh. Io ho Gas ricco nel cuore. Devo parlarti, Gosto. Ci mancherebbe, andiamo.
Gosto! Gosto, ti sono grato di essere venuto, ma adesso mi devi seguire. Andiamo nella vicina cittadina. Ragazzi, ci diamo appuntamento alla casa ranch di Caliga Hall. Vi aspetto lì. Oh, io c'ho una lira. Gosto, ho armi, denaro, tutto quello che ci serve per la nostra missione. È la solita situazione. Oh, guarda sto avallo qui. Pancarta per un rito. Tutto a posto. Eccoci qua. Qui nessuno ci darà noia. Amici, nuovi e vecchi. Come sapete, io sono ossessionato da una creatura che a quanto pare si aggira in questa nazione, in questo paese. Ovvero l'Orkst. A quanto pare l'Orkst si nasconde nelle montagne e io voglio andare a vedere se è vero. Scaviamo le montagne, sì. Allora, Gosto. Sì. Sei pronto a seguirmi? Io ho delle armi anche per te. Aio, è successo un problema strutturale. Quindi voi mi credete? Beh, sì. Dici che c'è una creatura leggendaria alla fine. Io ti seguirò. Sono un cacciatore. Sono commosso, per ora nessuno mi ha creduto. Addirittura lo sceriffo mi ha portato in clinica credendomi un pazzo. Voi siete i primi che mi credono. Grazie. Yes, let's go. Che bei capelli che ha mister. Sì, Bellissimi, gas non aria. Ma forse è meglio una veli, capelli o sì. Allora, ragazzi, io direi di spostarci nel territorio dove vivono gli orsi. Probabilmente l'Orkst si mimetizza tra loro assomigliando a un orso o anche a un maiale. Un po' la manca la descrizione. Forza al galoppo! Passeremo nella più vicina cittadina e poi andremo alla Valle dei Grizzly. La Valle dei Grizzly? Dov'è la Valle dei Grizzly? Non ti preoccupare. Ma poi stanno in montagna, vedi? Non stanno nella valle. Te fatti azzi tu, e basta. Sì, sì. Salve. Testo di azzo, levati di uno. Ci stanno seguendo? Ah no. No, non è vero. Vabbè, era per creare un po' di hype. Ah, eccoci già arrivati, guarda. Buonasera. Buonasera. Lei è una cacciatrice per caso? Faccio un po' di tutto. Lei ha mai sentito parlare dell'Orkst, signorina? Del? Orkst assomiglia a un pavone, ma è più un orso. Un pavone orso? Con le piume. Pavone orso con le piume, ma quanto è grande? 7-8. Anche 9 a volte. 7, 8, 9 cosa? Piedi. E dove si trova? Nella Valle dei Grizzly, ci stiamo proprio andando, o almeno credo, ci sono informazioni frammentate, fumose. Ma va da solo, stia... No, mi accompagna il mio fratello, Gosto Texani. Ah! Tutto bene? Qual è questa missione, se mi posso intromettere? Sto cercando un Orkst. È un pavone orso con le piume. No, assomiglia a un maiale, ma ha il corpo di scimmia. Avevamo anche altri uomini, ma ci hanno abbandonato. Gas! Eccolo lì, uno dei miei uomini. Quell'uomo sta scappando via, signore. No, sta tornando indietro. Gas! Gas! Non... Ecco, Gosto. Chi è Gosto? È questo io, signore con questi capelli a gufo. Oh, signor Gosto. Salve, sono Gosto Pisani. Gas, ma dove eri finito? Gas! Io sono Marvin. Il signor Mufflone mi stava parlando della... Oh, Gas! Gas, stai bene? Ucciderò questo cavallo, no, maledetto! No, il mio. Spencer! Un paio di braccia in più possono essere sempre utili. Ah, Connor. Insomma? Un paio di braccia in più possono essere sempre utili. Certo, seguitemi ragazzi al galoppo! Galoppo. Verso l'Orkst! La tua musica mi rallegra, Gas! Continua a cantare! Oh! Ma è impazzito! Ma che cazzo fa? Sta scappando! Oh, ho detto, testa di cazzo! Ma cosa permetto? Dobbiamo fare? Come hai usato? Mister, ma ha sparato un uomo? Ebbene che si sappia! Io sono un cacciatore! Ma come tutti i cacciatori professionisti, posso diventare anche un cacciatore di uomini. Finché sarete con me avrete cibo, armi, soldi, avventure. Ma traditemi e farete la fine come quel povero diavolo. No, è veramente un errore. Bene, adesso andiamo.
un animale morto, stiamo attenti, potremmo essere il territorio dell'Orkst. Ma non vedo le gallerie sotterranee. Sono invisibili, mimetizzate, proprio come lui. Ho capito. Ho capito. No! No! Dio, sei crazy. No! No! Popone, no! Gosto! Ho capito, ma hai tagliato la te strada. Ho ucciso, no. Popone! No, 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 calmiamoci, ci vogliono mettere uno contro l'altro. No, no, no. Perché hai ucciso Popone? Non l'ho ucciso, ma hai tagliato la strada. Calmiamoci. Da solo. Signor Jake. I mufloni in queste terre servono più amici. Mufloni, che io ti conosco da una vita, lo so. Signore, sono i gas delle montagne che parlano. No, no. Popone! Come hai usato, Gosto? Non l'ho fatto apposta. Povero Popone! Giulio. A me era simpatico! No! Ho sbagliato! No! Che... no, cazzo! No, no, no! Adesso basta! Calmatevi tutti! Calmatevi tutti! Ricordo che siamo qui per l'Orkst, non per litigare tra di noi. Gosto, tu hai ucciso il mio cavallo, Popone! No, mi sei venuto addosso te per dire la verità! Quindi, per pareggiare i conti... Oh, mamma... No, noi siamo senza cavalli. No, ma quella è la mia. No! Oh, il carretto, no! Adesso siamo pari. Mio padre. Ho sentito qualcosa. No, no, no. È qualcosa di più grosso. Gosto, a terra. Ho sentito qualcosa. Tirate fuori le armi e state attenti. Sento frasche, sento frasche. Delle frasche? Sento frasche, rumori dietro. Siamo circondati. Ho sentito un rumore. Che rumore? Qua dietro. Dove? Dietro la casetta. Che cos'è? Chi è? Ma chi è? Che cos'è? Chi è? Cos'è? Copriti, copriti, copriti! Scappate, scappate! Oh, Gas fa verso per richiamare belle fanciulle! Qual è il verso, Gas? Ma eri tu, Gas! Gas vuole richiamare belle fanciulle! Ci hai fatto spaventare! Mi dispiace, Gas non voleva fare cacche sotto i signori! Gas, ma sei pazzo! Cazzo, un po' nobile. C'è qualcuno che ci segue. Come c'è qualcuno che ci segue? L'ho visto. Andava chi? Dalle montagne. Hai sentito il rumore? Sì, un roar. Occhio, occhio. Signor Jack Mufloni. Sì, ho sentito, ho sentito. È molto strano che ci pigli. Oddio, oddio, oddio. Ma oddio, che cazzo che è? Ma che cazzo sta succedendo qua, ragazzi? Ragazzi! Ragazzi, ragazzi, eccovi! Eravate qua! Forse perché siamo vicini! No! Gas! No! No! Gas! No! Gas! Gas! È stato un incidente! Gas! Accidenti, Gas! Resisti! Oh, amico! Penso che sia una buona idea continuare. Non dobbiamo arrenderci. Ci siamo quasi. Inizio, ragazzi, a impaurirmi. Sentite, portate Gas al pronto, alla clinica. Chi è pronto? Me la caverò io con Gosto, ok? Va bene. È troppo pericoloso per voi, abbiamo già perso troppe persone. Gosto, seguimi. Ragazzi, ci riuniremo più tardi. Sento una voce chiamarmi. Sento una voce chiamarmi. Sento una voce chiamarmi, Gosto, come ai vecchi tempi. Ai tempi della grande caccia. Sì, ma eravamo 6.000, siamo rimasti in due, vabbè. Andiamo, lo so, vabbè. La missione per l'Orkst lo sapevamo che non sarebbe stata facile. Seguimi. Ci vedo, ho sparato a uno.
Cazzo! Ho perso anche Ghost. Non è riuscito a stare al passo. Sono rimasto solo. Chi va là? Chi va là? Oh, chi è? Abbiamo un ospite. Eri tu che mi hai chiamato. Vieni avanti, giovane. Pici. Cerchi l'Orcs. Sì, da una vita. Vieni, abbiamo molto di cui parlare, figliolo. Wabadi? Chi è Wabadi? Chi è? Saluta l'ospite. Lui è il prescelto. Il prescelto di cosa? Tu lo troverai, amico mio. Che cosa troverò? L'animale che hai sempre cercato. Molti ci hanno provato, mio giovane amico. Ma lui è scaltro ed è invisibile. Ci vuole una pozione per poterlo vedere. Wabidi, dagli la pozione. Metti pure via l'arma. Bevi l'intruglio e ti accompagnerò nella foresta qui dietro dove si trova. E va bene, lo bevo. Oddio, che mi sta succedendo? Oh, funziona. Venite dunque, venite. Ora, mio giovane amico, noi non ci saremo. Sarai solo. Da qui, ragazzo mio, la strada è tua. E dove devo andare? Buona fortuna. È stato un piacere, ragazzo. L'Orcs! Dov'è finito? L'Orcs! L'avevo detto che esisteva! Oh no! Si teletrasporta! Oh cazzo! Cazzo! Ricarica, ricarica, ricarica! Dove cazzo sei? È troppo potente anche per me! Forse se mi metto sulle rocce riesco ad evitare i suoi tunnel! Dannato sciamano! Mi hai fregato! Eccolo! L'ho ucciso! È sempre vivo! Sembro invincibile! Che sia lui l'Orcs! Ci sei quasi, mio giovane amico! È scomparso! Ah, cazzo! Non riesco a salire! Quale potere magico sei lì? Sciamano! Senti, ora mi hai rotto il cazzo! Dimmi la verità o ti uccido! È ora di rivelarti chi sono. Io sono quello che ha ucciso per la prima volta l'animale. E tu sei il mio successore. Il leggendario Manfredo Prutoli! Esatto. Vedo che conosci il mio nome. Come mai hai deciso di aiutarmi? Io sono malato. Sono vecchio.
È ora che tu faccia quello per cui sei realmente qui. Cioè? Devi porre fine alla mia vita, una volta per tutte. E va bene. Se è questo quello che vuoi, ti ucciderò con quest'arma, l'arco sacro di Freflax. Addio, amico mio. Addio, Manfredo. E grazie di aver esaudito il mio sogno. Hai fatto tutto da solo, amico mio. Tutto da solo. Oh oh. Ma questo è lo spirito di Manfredo. Si è reincarnato in un lupo. Vola libero, Manfredo. Gosto! Gosto! Ma che cazzo fa da trovarti? È un'ora e quarta in giro e urlo. Ciao, Gosto! Ho una storia incredibile da raccontarti. Cos'è successo? Guarda! Ma... hai visto? Ma chi è? È lo sciamano. È colui che mi ha portato dall'Orkst. Me l'ha fatto incontrare. Me l'ha fatto uccidere. E mi ha dato questo ciondolo. A prova della veridicità della cosa. Guarda, il leggendario ciondolo dell'Orkst. Ma dov'è l'Orkst? Guarda. Oddio. È un ciondolo. Ma dov'è la bestia? Questo è lo sciamano Manfredo Brutoli, il primo uccisore dell'Orkst. Tutto a posto. Scusa, è due in giro. Aspetta, ti sparo sulla fava. Vabbè, povero signore. Andiamo, adesso si va in città, che facciamo? Dov'è Popone? Popone? Ma intanto andiamo nella cittadina Krefna, poi vediamo. Vabbè, andiamo a Krefna. Ma è gas! È gas! 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 Piacere incontrarvi. Ha catturato Lonx? L'ho ucciso, non proprio catturato, ma adesso bisogna festeggiare. Merda, vabbè. Oh, benissimo. Ci mancava anche questa qua. Sono a piedi. Va bene, innanzitutto armiamoci perché siamo nella merda più totale. No. Perché non ho più niente? È finita. Senza cavallo, senza armi, nella zona più pericolosa del gioco. Benissimo. Buonasera. C'è nessuno? Permesso? Vabbè. Intanto vi prendo questo, eh. Salve. Sto cercando dei miei compari. Ha visto un piccoletto pelato, vestito di stracci, si chiama Gas. Lo sto cercando. E ha controllato dentro il salon? No. Vado a controllare. Grazie mille, signore, per essere. Lo so. Scusate, signori. Chi è? Oddio. Ho fatto prendere un colpo. Salve. Salve. Sto cercando un piccoletto pelato, tutto sporco, vestito di stracci. Si chiama Gas. Avete mica visto passare questo tizio qua al salone? Sì, qualche no. Minuto fa. Sì. Io no. Io nemmeno. Io sì. In realtà sto cercando di raggiungere una determinata meta, una certa meta con una certa barca per andare a uccidere una certa creatura. Io sono un cacciatore, il cacciatore più forte cacciatore del mondo. Io mi ricordo di te, ci siamo visti tempo fa, tu hai fatto il rumore di orso, mi ricordo. Comunque ho bisogno di aiuto, si di calma, braccia calma, forti, con calma, con di calma. Braccia forti. Ma per fare così. Eccolo, Gas! Gas! Oh! Salve! Chi sono questi amici? Gas! Ah. Lui è il vecchio Smoking Weed. Ciao, salve, poi signore. È un nome molto particolare. No, Smoking Brown, Gas è simpatico. Scusi. Ah, sì. Poi c'è Mr. Senape, che è quello giallo. Spencer Hogg. E poi c'è Joker. Ma sembra... ho già sentito la voce da qualche parte. Uè, mi sa che... Sì, ci siamo già sentiti. No, va bene. Io non conosco il signore lupo.
Piacere comunque, Giulio Cesare Zeppola. Puoi chiamarmi J-Lo. Certe cose non cambiano mai. No. Andiamo fuori a parlare prima. Andiamo a parlare. Oh, ciao Didi. Wait. Oh, Didi! Spencer! Dimmi, Didi, come stai? Tante di bene, tua missione nobile è ancora in corso? No, ho già ucciso l'Orx. Hai ucciso l'Orx? Il prossimo obiettivo è un'altra creatura gigantesca che si annida in un luogo molto remoto di questo paese. Uè, Lupetto, ascolta, dov'è che questa creatura gigantesca che compriamo, vendiamo, facciamo, i soldi? Vabbè, la cattureremo e poi ci divideremo il compenso. Grazie l'ascolto! Gentiluomini! Io non sto capendo. Impossibile parlare! Qualcuno chiama Maxi. Come? Chi c'era questa voce? Qualcuno sa dove cazzo è un'armeria di merda? Non ci posso credere. Un'armeria di merda, devo comprare una pistola di merda. Mi scusi signore, io posso accompagnare all'armeria? Perfetto, sono venuto da San Valentine, dove cazzo sta al nord, porca puttana, mi hanno fatto fare 100 km con quel cavallo di merda. Ma dove è il tizio di prima? Ma dov'è l'armeria, porca puttana? L'armeria, no, qui siamo alla stalla, signore. Questa è la stalla. Ma come la stalla? Ma pure seguito, ma allora mi avete preso porca. Ma non si preoccupi, lei come si chiama? È un gioco di volte. Lei come si chiama? Mi chiamo Newbert Bosses, piacere. Bosses, ascoltami. Sì. Se vuoi possiamo darti delle armi, però te le posso concedere solo... Senti, con un baratto. A me, ma io vengo da Texas. Mi hanno detto che qua ci stanno l'orso. Voglio che c'è l'orso. Siamo strano. No, no, l'orso l'ho già ucciso io. L'orso più grande è stato ucciso. Ce ne sta uno più grande, ma hanno detto ieri. No, abbiamo un altro obiettivo. Allora me ne torno in Texas, bella. L'ho ucciso io, le ho detto, qualche giorno fa. Non me l'hanno informato. Abbassa le mani. L'ho ucciso. Le mani. Devi stare calmo, si calmi. Dov'è l'orso più grande? L'ho ucciso io, l'ho ucciso io l'orso. Allora voglio un coccodrillo. Esatto, è quello che sto cercando di fare a te. Uè, testine, ci saranno coccodrilli per tutti. Ma sono Dundes. Oh, ha rotto il cazzo! Signori, calmi! Si calmi! Non ci muova, non ci muova. Oh, fate calmare questo stronzo. Il discorso è questo: se vuoi delle armi, noi te le daremo. Se vuoi un coccodrillo, noi te lo daremo. Ecco. Ma devi accettare di entrare nella nostra banda e andare a catturare il coccodrillo più grande del mondo. Ti ribelleremo solo se accetterai. Io so dove si trova il coccodrillo più grande del mondo, ma abbiamo bisogno di una barca e di un senso dell'orientamento utile al gruppo. Io ho un grande senso dell'orientamento. E allora slegatelo. Questo è il mio piano. Sì. A prendere una barca vicino alla costa. Il coccodrillo si trova vicino al penitenziario abbandonato di questo paese. Forse dentro al penitenziario hanno lasciato delle armi. Prenderemo le armi nel penitenziario e uccideremo il coccodrillo. Come la vedete? L'importante è che mi dà una fetta di coccodrillo. Lo fa vedere mio figlio in Texas. Andiamo, sì. Sposta di qua per favore. È così. Andare. Un attimino, mi scusi. Piano. No, cercando di fare una cosa. Cercando di capire. Okay. Merda! Mi è partito un colpo! Merda, merda, andiamo via! Via, 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 le guardie. Mi sa che devi andare! No, appoggiato! Eccomi, signori! Eccoci qua. Allora, non vi mentirò! Grave, mister! Non vi mentirò! Ovviamente qua non possiamo stare, questa zona non è autorizzata per i cacciatori. Ma è l'unico modo che abbiamo. Esatto, è l'unico modo che abbiamo per prendere una barca e raggiungere il penitenziario che si trova al largo. Io sono un ricercatore, volevo partecipare alla vostra missione. Mi che cazzo sai di... che è questo? Sono un ricercatore dell'università di US. Sì. Dimmi la verità, sei un poliziotto? No, no. Sei uno sceriffo? Sono un ricercatore. Sei un uomo del governo, non ti avvicinare, sei un uomo del governo? Sono un ricercatore senza due anni. Gas! Gas, allontanati, stronzo! Gas, perquisiscilo! Sta scappando! È un uomo del governo! Prendetelo! Sta scappando una spia! Balla per me! Balla per me! Aizzalo! Che cazzo stavi facendo, stronzo? Oh no! Affanculo! Chi è capito, però se si fa trovare sulla strada! E non ti azzardare mai più a fare una cosa del genere, merda! Legate sto stronzo, forza, lasciamolo essiccare. Il coccodrillo è morto solo Si difenda, si difenda. No, ma sta... No, me l'hai ammazzato! No, non volevo. No, merda. Non volevo. Merda, non dovevi fare così. Lo so. Ecco, così siamo sicuri. Gli abbiamo spappolato la faccia così non potranno riconoscere il cadavere, siamo a posto, ora andiamo. No, ma è bimbo! Dobbiamo scappare. Andiamo a comprare la barca.
Attenzione, nascondetevi, c'è il proprietario della barca! Nascondetevi! C'è il proprietario! L'unica maniera è ucciderlo! Ma penso, penso che se vado lì e glielo chiedo... No, 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 alla distanza! Ma devi ucciderlo, Fei! Lo famo il coccodrillo o no? Spara anche a lui! Come ho fatto a prendergli la testa? Ma sembra un orso quell'uomo! Ma come... Ma è di amianto! Dacci la barca! Dacci la barca, merda! Non fare storie! Dacci la barca! Non è morto! Ma è mortale! Va bene, ti rispetto, lo ammetto, però ti prendiamo la barca lo stesso. Come devo comprare? Oh, ho trovato il mezzo di trasporto! Uè, salta su! Andiamo, ragazzi! Fallimento. Non è il massimo, ma... Allora, dobbiamo andare al penitenziario di Saint-Denis. Porco esatto. Dio, guarda che specifici, chi è? Ho messo il petrolio texano. Ma ormai sta parlando normalmente. Ma non è vero, non dire cazzate. Facciamo una gara. Aspetta, gli affondo la barca. Guarda. Aspetta che mi sta venendo. Mi sta venendo in palla. Affonda davvero, eh. Tre male. Uno, due, uno. Oh, ma sta affondando davvero. Ma sta affondando davvero. Venite, salite, scusate ragazzi, non credevo che avesse questa fisica. Ciao raga, bello raga. È l'ora di ucciderli, non dobbiamo farli soffrire. Rallenta un attimo, Brownies. Le useremo come esche. Bravo, per coccodrillo, ammazzane uno. Aspetta che ammazzo lui, chi era lui? Ma era utile lui? Sì, lui è utile. Ma chi è lui? Lui è va troppo lento, questo è un culo. Ammazzalo, fallo fuori. No, come? Dai, lo lasciamo lì per il coccodrillo, lo attireremo sicuramente. Ma mi sa che è morto, eh. Oh, è affogato, raga, non c'è più, è morto. Abbiamo abbandonato il vecchio. No, il vecchio. Oh, oh, senti, ho sentito qualcosa, ragazzi. Ragazzi, ho sentito un ringhio. Attenti. Oh, si apre qua. Chi sia qui? Lucca? No, questo è solo... Andiamo allo stand della Panini, forza! Ragazzi, secondo me il coccodrillo si aggira proprio qua. È il suo rifugio, la sua tana. Ragazzi, senti! Zitto! Piedi! Ho sentito qualcosa. Oh, eccolo il coccodrillo! Aspetta, lì! È lì! No. Chi è questo stronzo? Identificati! Spazzacamino. Ah, è tornato. Ma dove ragazzi, sta la lo stiamo cercando, stiamo battendo la zona. Allora, in Texas famo così di solito, guardami. Ma che me il godo! Che rischio incredibile. Scende? Non è andata benissimo, ragazzi, per me. Non ho più riflessi di un tempo. Merda! Eccolo, è qui! Ma sono... È salito sopra il tetto. Come ha fatto? Oh! Oddio, è tornato! Eccoci. No, era ancora vivo. No! No! Si è preso Quasimodo! No, è tornato! Dai, aiuto! Ma che troia, è salito! È invincibile! È scoppiato! Oh, attento! Eccolo lì! Ma non è morto. Attento, gas! No, gas! No, gas! Non avvicinarsi! È immortale! Cazzo, sei sulle scatole, non farti prendere! Aiuto! È morto! Non è mai morto, non starci così vicino! No, l'ha morso! Gas, allontanati! Ah, cazzo! Uè, senti, per il dinosauro! Stai calmino! L'unico modo è usare dei dardi magici! Basta la cresta, troppo. Gas, tu avevi quelle frecce magiche che ti aveva dato la fattucchiera, dammele presto! Non ce le ho! Ce le hai, guarda meglio, fidati! Faccio, aspetti! Gas, dammi queste frecce, ti ammazzo! Mi ha ingannato! No, si è preso coso! Ecco! Grazie, oddio! Ah, cazzo! Gas! Ah!
A cazzo! Merda! Cazzo, dov'è? Dov'è? Muori! Muori, ho detto! Muori! Ah. Morto, è morto! Dammi il coltello! No! No! Si è preso anche il tizio cappelluto! Sono capacitato! Adesso! Gas, si è preso anche lui! Sì! Il suo attacco è stato troppo potente! Ma le frecce non hanno funzionato! Siete tra... no, Gas! Non erano le magiche, evidentemente! Dov'è Muffin? Incapacitato! Sei te! So io, sono capace. Aspetta che ti luto. Ma come mi luti? Sono capacitato. Ho capito. Che vuol dire? Ma mi ha sparato una freccia o mi ha preso il coccodrillo? No, no, giuro, ti ha preso il coccodrillo, lo posso assicurare. Dobbiamo scendere a catturare il coccodrillo, Gas. Siamo rimasti solo io e te. Ma non è possibile. Nooo! Aspetta, merda. Gas! Quel coccodrillo può essere... Bello, Gas, che gira intorno. Quel coccodrillo. E che sia... Che non sia... Un vero coccodrillo. E se il coccodrillo fosse uno stand? Se il coccodrillo è davvero uno stand, allora forse... Il portatore si aggira nel penitenziario. E ucciso il portatore, forse morirà anche il coccodrillo. Ma certo! Devo trovare il portatore di stand! Deve nascondersi, sì, qui da qualche parte. Il coccodrillo è troppo forte, deve essere uno stand a corto raggio. È l'unica. Dove sei? Dove sei? Vieni fuori, maledetto portatore di stand! Sì, uomo, ormai ti ho scoperto! Vieni fuori! Cazzo, è tornato! Sta tornando lo stand! Merda! Può salire anche sui tetti! Ma che tipo di stand è? Merda, merda! Non posso abbassare la guardia! Manco i tetti sono sicuri! Ormai credo di essere rimasto da solo! Non riesco nemmeno più a bloccarlo ormai. Dov'è il portatore? Eccolo! Sei tu il portatore dello stand! No! Deve essere lui il portatore dello stand. Devo raggiungerlo in qualche maniera. E ucciderlo. Eccolo! Chi è che sta combattendo con lo stand? Gas, sei vivo! Che cosa? Gas! Fermo! Sei tu il portatore di stand! Non sono io il portatore di stand, signore. Lo come prometto. Faccio a sapere che non sei tu? Perché io sono... Non ho delle prove, io non vedo alcun potere qui. Come sei arrivato qua? Sono arrivato con una mia piccola barca. Che cos'è quella creatura? È uno stand, sai che cos'è un potere stand? Ne ho sentito parlare. È un potere leggendario che non credevo esistesse. Pensavo fosse solo una leggenda. È la materializzazione fisica! Ma certo. Oh, è la materializzazione fisica del potere, del possessore. Finché non troviamo il possessore saremo perseguitati da quel cazzo di coccodrillo. E si trova qui? Che raggio ha? Che gittata ha? Spiegami, perché non vedo più il coccodrillo da quando io parlo con... Eccolo! È qui. Dov'è? Sento i suoi propoli. Ecco, no! Scappa, vecchio! Ma non posso più sprecare colpi, non avrebbe senso. È immortale. C'è fatto. È inutile, noi possiamo seminarlo. Ho guardato dappertutto, ma il portatore non viene fuori. Che sia fuori da questa piccola isoletta. È salito sopra di te! No. La creatura è capace di teletrasportarsi fino a qui. E allora perché stiamo scappando? Forse è il nostro destino. Dici che il nostro destino è morire qui, vecchio? Potrebbe essere. Non possiamo scappare all'infinito, vecchio. Ci serve una strategia. Usciamo un attimo. Forse è meglio andare via e tornare con rinforzi. Vecchio. Dimmi. Scusa, ma per scappare dall'isola bisogna uccidere il portatore. E io so per certo di non essere il portatore, quindi addio. Vediamo se eri tu il portatore di stand. Volevi controspararmi, vecchio, ti ho visto. Hai sparato un colpo prima che io... Impossibile. Tu chi sei? Vecchio.
Io sono soltanto un cacciatore. Muda. Ehi, prova. Sei tu. Salve, 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 salve. Dio, 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 porco.